il mio lavoro, dedicato interamente alla natura e all'armonia della natura. Legato appunto a questa mia ricerca ci sono una serie di poesie ed ora ve ne leggo una. Ho anche immaginato i fiori volare, lassù nel cielo, rosa rossa, bolla di sapone di quando ero bambina, ora fucile che spara verso il domani. Dalle mie mani, fiori che volano, danzano nell'aria, radicando nelle nuvole una nuova vita. Vi saluto e spero di rivederci presto. Ciao. Sono un pittore autodidatta di Bagnoli e sono venuto a Torre Annunziata dietro invito di Artemisia e questa è la mia pittura. È una pittura che mi piace fare e la faccio non per professione ma per passione. Non so che altro dire. Sono venuto con il mio amico Romolo Piantino e siamo qui ad esporre. E ringrazio sempre di nuovamente Artemisia che ci ha permesso di fare questa esposizione, questa nuova esperienza. Cerco di rappresentare il mare, quello che abbiamo noi nella nostra Campania. Sono un pittore autodidatta, mi piace dipingere, nella mia pittura ci metto diciamo, il cuore, nel senso che mettendoci la passione, il cuore, tutte le cose mi riescono facili. Certamente non sono un maestro internazionale, però sto cercando di farmi strada, nel senso di farmi conoscere, perché fino adesso non ho mai esposto quasi niente. Vengo da Napoli. Mi fa piacere essere qua a Torre Annunziata perché sono stato invitato dalla direttrice, diciamo, Artemisia, diciamo, come arte Artemisia. E quindi sono felice di essere qua e collaborare affinché l'arte rinasca, perché oggi come oggi c'è poco spazio. Sono Santoro Vittorio, un artesano. Io sono da poco tempo che sono inserito in quest'arte, sono 2 anni. Ho fatto varie mostre già, anche importanti, la Biennale della Creatività a Verona, una delle più importanti. Questi sono un po' i lavori miei fatti all'inizio. Poi se andate su www.saviarte.it vedete il mio sito e lì potete constatare la mia arte. Che dirvi? Grazie, arrivederci. Sono i miei lavori, faccio disegni, chiaro scuro, e niente, felice di essere qui a Piazza Annunziata, questo ritrovo tra artisti, che mi sembra un'organizzazione fantastica, che ci permette a noi di conoscerci, di dare visualizzazione. Questi 3 lavori sono di Stefania Scalduno, una ragazza che frequenta l'Università di Architettura a Napoli. Ha questa passione per l'arte, per la pittura, per la storia dell'arte e quando ha il tempo libero dipinge. Mentre questi altri 3 lavori sono i miei.
questo particolare. Sì, che diciamo sono fatti una tecnica un po' più particolare, uno stile più particolare. Sono fatte con il colore, con dipinto a olio, con tutti questi segni fatti con i pennelli, queste pennellate veloci, per aumentare diciamo, l'espressione, per il carattere più simbolista, espressionista diciamo, a livello pittorico. Questo lavoro è fatto su giuta, su tela di giuta, è una tecnica mista, in cui c'è stucco, olio e altro materiale. Ciao, sono Tiziana Giacca, ho 25 anni, ho studiato all'Accademia di Belle Arti e Pittura e come potete notare i miei dipinti rappresentano molto la natura e spesso mi piace rappresentare la natura insieme alla donna. Faccio anche cose artigianali, sempre riguardo alla natura, coroncine con dei fiori, gli anellini. E come potete notare, di solito i miei dipinti vengono descritti romantici e malinconici, però allo stesso tempo hanno dei colori molto vivaci e forti. Infatti molti bambini si avvicinano ai miei dipinti, diciamo che più il pubblico dei bambini si avvicina al mio genere. Forse perché ricorda un po' l'illustrativo delle favole. E questa sono io.